Buonasera, buonasera e benvenuti a questo speciale a tu per tu. È in effetti una puntata un po' speciale di questo nostro programma perché abbiamo intervistato in esclusiva il procuratore capo di Civitavecchia, il procuratore della Repubblica di Civitavecchia, Gianfranco Amendola, che ci ha voluto concedere questa intervista in esclusiva perché ultimamente insomma, sono venute fuori molte polemiche, molti attacchi anche nei confronti della stessa procura e dello stesso procuratore Gianfranco Amendola. E allora era già stata scritta una lettera, una nota stampa da parte del procuratore dove appunto precisava che proprio qualche giorno fa su alcuni organi di stampa sia locali che nazionali era venuta fuori questo collegamento con l'inchiesta di Mafia Capitale e qualcuno aveva ipotizzato il fatto che la Procura della Repubblica di Civitavecchia avrebbe bloccato alcune indagini. Naturalmente il procuratore ha rifiutato questo tipo di accuse nei suoi confronti e nei confronti soprattutto dei colleghi, di tutti i colleghi della Procura della Repubblica e poi si è spostato più sul discorso squisitamente personale. Vedrete che nell'intervista infatti il procuratore farà dei riferimenti del tutto personali su ipotesi, su voci che si stanno accavallando sulla sua persona e su quelle della sua famiglia, dove in sostanza si cerca di gettare, diciamo, in cattiva luce la sua persona e quella appunto della sua famiglia. Farà dei riferimenti ben precisi, dirà delle cose ben precise che riguardano appunto se stesso e soprattutto legate al suo lavoro. Sarà un'intervista in cui naturalmente si parlerà anche di come sta vivendo questo momento, questa situazione, l'intero palazzo della Procura della Repubblica con rivelazioni anche su alcune indagini che insomma sarebbero in corso, comunque sarebbero state fatte anche su alcuni personaggi del nostro territorio e di cui però appunto non si è saputo e non si sa nulla proprio perché sono ancora coperti dal segreto istruttorio. Ma non voglio rivelarvi troppo di questa intervista perché appunto sarà lo stesso procuratore della Repubblica a dire quello che ha da dire in questa intervista che stiamo andando a vedere. Procuratore Amendola, ci sono state insomma un po' di polemiche sulla Procura della Repubblica in quest'ultimo periodo. Come stanno andando le cose adesso? Ma le cose vanno come sempre in procura, purtroppo non è che vanno tanto bene, nel senso che abbiamo una carenza enorme di personale, abbiamo quasi metà del personale amministrativo, quindi a volte non ce la facciamo proprio ad andare avanti. Abbiamo polizia giudiziaria pure bravissima, ma anche questi sono pochi. I sostituti dovrebbero essere 8 e sono 7, e poi abbiamo un sacco di mole di lavoro che ci arriva da tutte le parti. Quindi sotto il profilo, diciamo, del lavoro, diciamo, le cose vanno abbastanza male come sempre, facciamo il possibile, ma a questo poi si aggiunge, questo è il senso della sua domanda, che ogni tanto vi sono dei periodi di fibrillazione a Civitavecchia, per cui c'è qualcuno che vuole a tutti i costi che si faccia un'indagine di un certo tipo, la si faccia a carico di qualcuno a favore di quest'altro, la si faccia presto o altro per motivi che sono esterni a quelli che sono i motivi giudiziari. Io ci tengo a dire, questo, infatti mi fa piacere di questa intervista, che la procura è al di fuori. Noi agiamo come sempre con i tempi giudiziari, secondo le regole giudiziarie, senza violare il riservo istruttorio. Vorrei anche dire con chiarezza che tutte le denunce che arrivano in questa procura vengono tutte quante rubricate e assegnate ai singoli sostituti in automatico, cioè dal computer, non dal sottoscritto, salvo i gruppi specializzati naturalmente. E quello che non rubrichiamo sono gli anonimi, e questo lo voglio dire, perché qui siamo subissati di anonimi. Ogni volta perché c'è un periodo di fibrillazione aumentano moltissimo, di tutti i tipi, dicono di tutto, anonimi. Allora, chi manda gli anonimi sappia che su anonimo noi non facciamo indagini. Il codice vieta di mettere gli anonimi nei fascicoli della magistratura. Noi su questo non facciamo. Se qualcuno vuole fare delle indagini, ben venga, ci segnali le cose, però deve firmare con nome e con cognome, prendendosi la responsabilità. Questo vorrei dire con chiarezza. Dopodiché le polemiche, insomma, abbiamo avuto un po' questa polemica, un tentativo, una cosa che non mi aspettavo proprio, perché anche la fonte da cui è arrivato non me l'aspettavo.
è arrivata e ho fatto già un comunicato su questo. Infatti, dopo queste polemiche, lei ha fatto già questo comunicato. Ho fatto anche una denuncia, se per questo. Ho fatto anche una denuncia, una querela, ovviamente. Ovviamente a Perugia l'ho fatta per quei fatti. Saranno accertati, se vi sono responsabilità, saranno accertate. Io mi costituisco parte civile, ho già nominato un legale, quindi su questo non ci sono dubbi. Su questo, però, voglio dire, questa è una cosa. La mia esperienza dopo 7 anni c'è che probabilmente, visto che il momento è caldo in questo momento, quando parlo di momento caldo è sempre quando ci sono interessi di tipo o politico o economico, è caldo in questo momento, per cui c'è molta fibrillazione e, come dicevo prima, in questi casi molti cercano di tirare in mezzo, in ballo la procura a favore o contro questa o quel personaggio. Mi aspetto che però vadano avanti, perché queste cose non finiscono mai. Di solito in questi casi la sequenza è: prima si comincia in un certo modo, poi si passa agli attacchi personali, alla persona, o ai figli, o ai parenti, o a qualunque cosa. Insomma, è una cosa abbastanza collaudata, che non ha niente poi a che vedere col lavoro che uno fa in realtà, perché sono cose personali che dovrebbero stare al di fuori. Però io questo me l'aspetto, perché ho visto troppa acrimonia, troppa malafede. Insomma, sono questi attacchi fatti in questo modo sono veramente, sono proprio brutti, perciò vuol dire che c'è una volontà di colpire il procuratore, la procura, perché non si fa quello che qualcuno vorrebbe che venisse fatto. Non è che non si fa, si fa, le indagini vengono tutte quante fatte. Tant'è vero, ripeto, dico cose personali, io mi sto tutelando. Perché a questo punto dico meglio prevenire che curare. Prima di parlare dell'aspetto personale, volevo chiedere, ma i tempi e i modi di lavoro della Procura della Repubblica, quali sono in questo momento? Ma o quali sono stati sempre? I tempi sono che, per fortuna, io ci ho sempre tenuto molto a che ogni notizia di reato che arriva venga rubricata subito. Ci sono alcune procure dove a volte si fa una denuncia, ma per mancanza di personale e ritardi viene rubricata addirittura dopo 1 o 2 mesi, rubricata. Anche quando sono venuto io qui c'era un molto ritardo. Quindi, secondo me, ogni denuncia, ogni querela che arriva deve essere rubricata subito e assegnata subito a un magistrato. E chiunque vuole, basta che viene qui, abbiamo un ufficio apposito, col nome o dell'imputato o della parte offesa, sempre che lui sia o imputato o parte offesa, non ha fatto la denuncia, può sapere a chi è stato dato il fascicolo e anche, per quello che può sapere dal registro, a che punto sta. Per cui anche con un legale lo può seguire, e questo mi pare che sia fondamentale. Quindi questa è la massima trasparenza. Quindi questo è l'iter che viene utilizzato sempre, per tutti i fascicoli. Siano non so, i due che si prendono a parolacce da una parte, sia la cosa importante invece di tipo economico, amministrativo, cioè è evidente poi che le cose più rilevanti hanno un po' più di rilevanza e di prevalenza, dovendo fare delle scelte, mi pare chiaro questo che c'è. Però tenga anche conto che quando sono indagini di tipo finanziario, cioè sono indagini complesse, non sono cose da poco, e che spesso hanno bisogno di consulenze, controconsulenze, di attività tecniche, di varie cose che comportano che ci vuole tempo. Tanto più che poi siamo a Civitavecchia, spesso bisogna utilizzare mezzi di Roma o personale anche di Roma. Insomma, ci vuole il tempo che ci vuole anche per fare una cosa e fatte bene, no? Essere sicuri di non sbagliare. Quindi i tempi possono essere un po' più lunghi, ma questo non è dovuto al fatto di ritardare o meno le indagini, si tratta di fare le indagini fatte bene, peraltro insieme ad altre 100.000 cose che arrivano tutti i giorni, solo Fiumicino ci scarica ogni giorno barche di denunze, purtroppo, i turni eccetera, insieme a tutto questo. Devo dire, i sostituti per fortuna sono tutti bravissimi, lavorano tutti moltissimo e riusciamo a stare abbastanza in paro, non so per quanto ci riusciremo, ma insomma riusciamo a stare abbastanza in paro. Senta, parlava prima appunto degli aspetti personali. Aspetti personali, insomma, voglio dire, io adesso. Che cosa si aspetta? Io ho visto in altri casi simili, questo è quello che è successo. Poi si arriva la cosa personale, proprio contro te, i tuoi figli, la tua famiglia. Ma aspetta, un po' di invenzioni ci sono sempre state, ma sono divertenti. A me mi hanno riferito che c'è qualcuno che ha detto, perché poi è Civitavecchia, come uno dice una cosa, la ripete ad altri, la ripetono tutti e alla fine diventa quasi vera. Hanno detto, ad esempio, che io ho un cognato che fa il costruttore e che quindi io lo proteggo.
Io c'ho un solo cognato che è ex colonnello in pensione, non ha mai costruito niente, poveraccio. Quindi non è vero. Mi hanno detto poi che io avrei, una delle ultime, che io mi sono state promesse, ho avuto il 12% delle azioni di una cosa che si chiama Terminal Cina, che da quello che ho capito dovrebbe essere un terminal che si dovrebbe fare al porto o altro, e io ho il 12%. Francamente io stasera non l'ho vista, poi devo dire, sono cose ridicole. Io vorrei anche sapere, ma come se le inventano? Come fanno a inventarsi? Perché poi, però quello che mi lascia la presa, che poi quando me ne riferisco, è che c'è qualcuno che ci crede. Allora dico, magari chiedetemi se è vero, insomma, ma vedete prima se è vero, insomma, perché come ci si difende da queste cose? Allora glielo chiedo, è vero che c'è un certo offensivo, solamente chiedo. E così come poi, una cosa che mi pesa molto, cioè, che questo dico la verità, mi pesa molto, ma questo sempre, adesso in particolare in questo momento, è anche la frequentazione delle persone. Io non frequento nessuno qui, perché come se vado a cena con uno, poi il giorno dopo... C'è qualcuno che dice, quello è amico di quello, e chissà che cosa c'è. Se ti vedono con una persona, si è un po' divisi un po' in gruppi. E allora, onde evitare, io qui non frequento nessuno. Me ne sto da solo, purtroppo, invece mi piacerebbe a volte anche frequentare qualcuno, proprio per evitare che queste cose, che vi siano dicerie di questo tipo. Cerco anche di evitare di andare a manifestazioni, a cose dove pure mi piacerebbe andare. Vado sempre con piacere alle cose dei disabili che fanno al porto per la vela, e quello ci andrò sempre, chiunque ci sia. Ma alle altre cerco anche di evitare, perché poi vado a queste cose ufficiali e poi che c'è? Mi fotografano, magari vicino al sindaco, al presidente portuale, a quell'assessore, a quello, e dopodiché al momento giusto viene fuori quella foto fatta in un'occasione ufficiale per dire, fanno capire, il procuratore è amico di quella persona con cui è stato fotografato. Questo è un po' quello, e questo mi pesa molto. Senta, ma ripeto, però a livello personale, poi, insomma, però anche a livello personale, ma ripeto, poi, e poi la famiglia, i figli, le cose. Ecco, adesso io vorrei raccontare una cosa, perché io la voglio raccontare, perché non ne posso più di queste cose. E io ho una casa che qui a Civitavecchia, che ho comprato a suo tempo prima di diventare procuratore, e che ho ristrutturato, dei vecchi casali che ho ristrutturato per me e per i miei figli. Recentemente, 3 anni fa, mi è venuta a mio figlio questa brutta idea di voler avere un terrazzino, ma è proprio un terrazzino che serve soprattutto per evitare, per mettere un po' d'ombra sotto, perché là quando c'è il sole è sul mare, un terrazzino. Ci sono voluti 3 anni per fare la pratica, questa volta un geometra, una ditta col suo geometra, ci sono voluti 3 anni, ma io non lo sapevo, perché la verità, io le cose poi le vedo sempre, questa volta le ho viste tramite mio figlio dalla parte dell'utente, perché ci sono stati chi è venuto per scavare per le cose archeologiche, e poi si doveva simulare un terremoto col geologo per vedere come stavano le cose, o dovevo chiedere il permesso alla ferrovia, portare le cose, insomma, sì, no, sono voluti 3 anni. Finalmente, in questi giorni, mi è arrivato l'ok per fare questo lavoro. Ebbene, a mio figlio per fare questo lavoro, ebbene, manco è arrivato che mi è giunta voce di qualcuno che dice, lui l'ha avuto perché è il procuratore. Guarda, il permesso di fare. Tenete conto che io non sono mai andato al comune, né io né nessuno, ha tutto fatto sempre tramite geometra, mai parlato con nessuno, tra l'altro a nome di mio figlio, manca a nome mio. E poi perché, siccome nessuno l'ha avuto, pare che pochi hanno avuto questo permesso, l'ha avuto perché è procuratore. Questa è la cosa che qualcuno si è permesso di dire. Allora, visto che siamo in questa fase delicata, sapete che ho fatto? Ho detto al geometra, caro geometra, scriva di corsa al comune e a chi di dovere, che io ho avuto il permesso, ma io i lavori adesso non li faccio, non inizio neppure. Li faccio, secondo me, quando vado in pensione, li farò fare a mio figlio. Mio figlio si arrabbierà, gli dico, aspetta che vado in pensione. E gli ho anche detto di scrivere che abbiamo cominciato la pratica con la ditta di Civitavecchia, che poi i lavori li farò con una ditta che non è di Civitavecchia, anche per non invischiare in qualche modo con me e con mio nome,
chi lavora a Cilecchia, perché qui tutti quanti poi vengono messi in mezzo in un modo o nell'altro. Questo lo dico proprio con chiarezza. È vero che non riesce neanche più ad andare al ristorante? No, beh, qualche problema l'ho avuto con i ristoranti. Beh, un ristorante non ci sono andato più perché non mi faceva pagare. Allora, dico io una volta posso gradire, dico, ti ringrazio perché ho provato, però se poi la seconda volta non mi fa pagare non ci vado, insomma, per ovvi motivi, insomma. E altre volte ho avuto qualche problema anche con qualcun altro, perché poi il fatto è questo, che il posto è piccolo e tutti, bene o male tutti, insomma, molta gente ha problemi con la giustizia, o da imputato o da parte offesa, in qualche modo ha a che fare con la procura, e ogni volta che vedo che però c'è qualche possibile implicazione col mio lavoro, io cerco di non andarci più a mangiare, perché sennò qualcuno potrebbe pensare che il processo di questa persona che c'ha o a carico oppure come parte offesa, e poi io gliel'ho favorito in qualche modo, perché so proprio, perché dice quello è amico del procuratore, perché poi questa è la mentalità. Allora cerco di non andarci, però è difficile perché poi ripeto, il posto è piccolo e le denunce qui se ne fanno tante, e sono tante cose neanche le so, e a volte mi vengono dette, ma una volta mi ha detto in quel bar non ci andare più perché quella c'ha un processo per qualche cosa, non ci vado più. Però insomma non si può vivere così, nel senso che ma non peraltro, ma insomma cosa si può fare in questi casi? Io cerco di starmene al di fuori, però è veramente è avvilente vivere con questo sospetto continuo, perché tutti quanti pensano che qualunque cosa sia, poi c'è qualcosa che non va sotto. Quindi insomma anche da un punto di vista proprio strettamente personale la sua vita è diventata un po' complicata. Sì, diciamo, è diventata complicata perché a me piace moltissimo il mio lavoro, e lo faccio da quasi 50 anni e lo farei gratis, da quanto mi piace, però a volte è proprio pesante. Perché poi alla fine, insomma, statene qui da solo la sera, con la pioggia d'inverno a Civitavecchia, quando sto a casa mia con mia moglie, senza frequentare nessuno. L'altro giorno siamo nella cinema a Tarquinia, almeno lì forse non mi fotografano con qualcuno, non fanno altro. Quest'anno non vado manco allo stabilimento dove andavo sempre, perché così evito che qualcuno, magari anche qui parlo con qualcuno che conosco, mi ci fotografano, dopo dicono che sono amico di quello che magari c'ha un processo o è parte offesa da un processo ed è amico mio. Ma si può campare così. Però è la mentalità che è sbagliata, insomma, voglio dire, e quindi se qualcuno c'ha qualcosa da dire, ma la dica, firma con nome e cognome, chieda, faccia, invece che fare queste chiacchiere. Senta, un'ultima cosa, perché insomma, diciamo, da questi ultimi attacchi che la procura avrebbe ricevuto, c'è il fatto che secondo alcuni non vengono fatte determinate indagini. No. Io cosa lo dicevo prima, lo ripeto, le indagini le facciamo tutte, ogni denuncia non anonima che arriva è rubricata e va in indagini, e ci vuole il tempo per fare le indagini, le cose delicate le facciamo abbastanza più velocemente delle altre peraltro, quindi se qualcuno ha paura che qualche denuncia fatta non vada avanti, si sbaglia, e è ovvio che però finché non finiscono le indagini c'è il segreto istruttorio e non ne posso parlare. Non posso neanche dire se c'è o non c'è questa indagine, perché magari ci sono attività riservate che non si possono far sapere, per esempio. Quindi ma al momento giusto tutti potranno sapere le indagini che sono state fatte, a carico di chi e come sono state fatte e da chi sono state fatte e l'esito che hanno avuto. È matematico questo, è un impegno preciso che vorrei ripetere, però dico, basta che... insomma, si capisca che la giustizia è la giustizia, non può essere di parte né a favore di uno né contro un altro. Le beghe interne se le risolvessero in altro modo. La procura si occupa di reati, se vi sono reati li persegue chiunque li abbia commessi. Noi abbiamo fatto perquisizioni e intercettazioni in questi anni anche a carico di molti personaggi che non sono neanche sapute, perché alla fine non sono state penalmente rilevanti. Noi non facciamo il gossip in questi casi. Tutte queste cose sono rimaste nelle indagini e rimarranno nelle indagini, non vengono diffuse come a volte qualcuno fa per altri motivi, ma vi assicuro che tante cose sono state fatte che non si sono sapute e non si devono sapere, perché questo è il nostro dovere. Grazie procuratore per questa intervista. Niente.